Il padre del sindaco di Villa Sant'Angelo, Remo Nardis, di 82 anni, la vittima del gravissimo incidente domestico avvenuto nel pomeriggio di ieri fuori alla sua villetta nella frazione di Tussillo. L'incidente è stato causato dal malfunzionamento del piano cottura a gas di una cucina esterna dell'uomo che ha provocato l'incendio di una tettoia. L'uomo è stato avvolto dalle fiamme e la moglie Isabella, di 77 anni, che ha cercato di soccorrerlo, è rimasta a sua volta ustionata prima di essere portata via dal comandante della stazione dei carabinieri intervenuti sul posto, Alessandro Mastropietro. Anche un consigliere comunale, Giuseppe De Michele, ha provato con coraggio a introdursi all'interno della veranda in fiamme per soccorrere l'uomo, ma senza successo. La donna, che in principio sembrava ferita solo lievemente, è stata poi portata al centro Grandi Ustionati e Chirurgia Plastica dell'ospedale Sant'Eugenio di Roma per le ustioni riportate nell'incendio di secondo grado e terzo. Tra i primi ad accorrere sul posto dell'incendio è stato proprio il sindaco di Villa Sant'Angelo, Domenico Nardis, che ha chiamato i soccorsi. Il sindaco ha cercato di salvare i genitori lanciandosi tra le fiamme. In seguito al gesto, il primo cittadino è stato ricoverato all'ospedale San Salvatore dell'Aquila nel reparto di medicina interna con ustioni di secondo grado agli arti superiori e al viso. I vigili del fuoco sono stati al lavoro tutto il giorno per spegnere l'incendio e per i rilievi ed è stato poi richiesto l'intervento anche di un'autoscala per verificare la stabilità dell'edificio dopo il rogo. La Procura della Repubblica dell'Aquila ha aperto un'inchiesta sull'incendio, ma non è stata disposta l'autopsia sul corpo di Remo Nardis. Tra i primi soccorritori, come detto, c'è stato il consigliere comunale Giuseppe De Michele. Ero in auto, ho riconosciuto la casa dei genitori del sindaco, che conosco benissimo, mi sono fermato per provare a fare qualcosa, ha raccontato a caldo. Con gli altri due paesani ho cercato di aiutare con mezzi di fortuna sia la moglie, che era messa meglio, sia il marito, che purtroppo era caduto e si trovava in mezzo al rogo, avvolto dalle fiamme. Abbiamo provato a tirarlo fuori con giubbetti e pezzi di legno, ma non ci siamo riusciti.